Ben ritrovati. 37 anni fa il terremoto che seminò morte e distruzione tra la Campania e la Basilicata, ci furono almeno 3.000 vittime. Ne parliamo con Franco Fiordellisi, segretario della CGIL di Avellino. Benvenuto e grazie per la sua disponibilità intanto, Fiordellisi. Voi avete tenuto questa iniziativa dal tema Andare oltre il ricordo. Perché avete scelto questo slogan? Non si può solo ricordare, cioè, ci deve essere la memoria storica, memoria culturale, memoria sociale, ma ci deve essere anche un'attualizzazione delle criticità che tende con il rischio di essere cristallizzate solo come memoria, e all'atto pratico non si risolvono i problemi. Per esempio l'edilizia scolastica, che di questi giorni su Avellino ne è, diciamo, protagonista negativo ovviamente. Ecco, infatti, partiamo proprio da qui. L'Irpinia fa i conti con una emergenza infinita, proprio quello che diceva lei, quello che sta accadendo per quanto riguarda le scuole a rischio, edifici dichiarati pericolanti, sequestrata una sede storica delle scuole avellinesi, quella del liceo scientifico Mancini. Si è addirittura ipotizzato di realizzare un prefabbricato. Questa idea del sindaco Foti ha suscitato polemiche, chiaramente. A livello nazionale viene detto, ecco la solita Irpinia, 37 anni dopo siamo ancora a fare i conti con il terremoto. Non è la solita Irpinia, delle cose sono state fatte, altre cose sono rimaste incompiute, ecco perché andare oltre la memoria. Ci sono state un affastellarsi di normative che, ahimè, non solo questo sindaco, ma complessivamente le amministrazioni in generale non hanno seguito. È drammatico perché il problema non è solo in Irpinia, basta ricordare che cosa è accaduto non solo, ahimè, in Umbria circa un anno fa, ma qualche anno prima in Emilia-Romagna. C'è una sottovalutazione complessiva, secondo me, del rischio sismico che c'è in Italia, che consideriamo che oltre il 45% del territorio italiano, che coinvolge circa 30 milioni di persone, è a rischio sismico, quindi non può essere il caso. Quando oggi, quindi, togliamo la vicenda Irpina intesa come accusa che ci viene sempre rivolta, c'è una complessiva, diciamo, sottovalutazione, al di là delle chiacchiere a livello nazionale di dire investiamo in questo, investiamo in quell'altro. Qualche tempo fa si era investito nell'abbellimento delle scuole, per esempio. Com'è possibile? Chiaramente una bella scuola è importante, però mi sarei, come dire, organizzato diversamente se fossi stato un amministratore nazionale e anche locale, a dire oltre a farla bella vediamo se dentro com'è. Quindi verificare i solai, mettere a norma, fare una verifica, come dicevamo anche un anno fa. Questo è il dramma vero, che non è solo Irpino, attenzione, perché manca anche una classificazione complessiva di tutti gli immobili, soprattutto della residenza scolastica, che riguarda quindi le nostre future generazioni, riguarda anche gli operatori, siano essi insegnanti o personale non docente. Ecco, ma perché secondo lei in tutti questi anni gli amministratori o i politici in genere non hanno affrontato le problematiche del territorio in maniera preventiva, ma si interviene solo quando ci sono praticamente le emergenze? Allora, uno, ritornando alla questione dei container o di un'attività modulare, nell'immediato, considerando anche che c'è un'altra scuola storica che è attenzionata, sto parlando della Solimena, e altre che potrebbero avere qualche problema, considerato che sono comunque scuole, diciamo, vecchie, che probabilmente avevano necessità di qualche altro piccolo intervento, non bisogna scartare, perché era una delle ipotesi che anche come sindacato tenevamo a terra e volevamo, diciamo così, proporre al prefetto. Potrebbe essere un'attività modulare, ahimè, drammatica, ma che potrebbe dare delle risposte immediatamente, perché quelle lì ci sono persone che devono studiare, che sono il nostro futuro e quindi non possono perdere un anno. Vengo a lei, perché praticamente sul territorio o più in generale non vengono utilizzate le risorse? Questo è un grande tema. Noi abbiamo un ritardo rispetto anche ai tecnici, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che per vari motivi non hanno fatto un'attività di riaggiornamento sulle prassi e sulle pratiche da attuare per seguire alcuni bandi europei, e allo stesso tempo dal nostro punto di vista sembra esserci un'idea, appunto, del caso, le dicevo all'inizio, in cui una classe
tra virgolette, dirigente, pensa che sia meglio seguire l'emergenza, intervenire sull'emergenza, quindi togliendo vincoli, come loro definiscono, lacci e laccioli, quindi non seguire le prassi e le norme, e allo stesso tempo probabilmente anche per avere spazi di manovra meno controllati. E dall'altro lato, questa è una mia idea, e dall'altro lato il rischio vero è che c'è una sottovalutazione drammatica che l'Italia è un paese sismico. Poi bisogna impegnarsi, e quindi quando si chiede l'impegno ci sono molti politici che la fanno un po' più facile, quindi l'impegno costante nel risolvere determinati problemi probabilmente non è redditizio in termini elettorali, e quindi dimenticano. Certo. Intanto 37 anni dopo essere alle prese ancora con queste emergenze, da quella scolastica, ma pensiamo anche all'emergenza delle reti idriche di questa provincia e non solo, complessivamente delle zone interne della Campania, ci fanno dire che sostanzialmente il dopo terremoto sia stata un'occasione mancata. Qual è l'analisi, la riflessione che fa il sindacato in questo anniversario? L'abbiamo fatta più volte, siamo lì, e il bicchiere è a metà, poi a secondo del momento è mezzo pieno e mezzo vuoto. Ricordo fino a 10-15 anni fa la zona industriale di Morra, per esempio, era una di quelle attenzionate che non aveva, teneva se no 11 dipendenti, mentre la zona industriale, che so io, di Lioni anziché di Calitri, ok, teneva 300-400 dipendenti. A distanza di 10 anni andiamo a vedere che su Calitri c'è un deserto nella zona industriale sempre fatta nel post-sisma, su Lioni, Sant'Angelo Nusco, non è che le cose vanno meglio, tutti guardano verso la EMA, che invece adesso tiene tra due o tre aziende, che tiene 400-500 dipendenti, ne potrebbe prendere qualcuno, quindi a secondo di come la vuoi vedere. Certo. Ma sicuramente è stata un'occasione sprecata, un flusso di soldi enorme che ha destabilizzato anche le anime e le coscienze, probabilmente ci ha fatto perdere anche un po' di umiltà, ci ha fatto perdere anche un senso un po' di umanità. Certo. Chiaramente ha modificato delle cose in senso positivo, perché c'è qualche strada in più, però ripeto, tutto è incompiuto. Della serie c'è qualcosa, ma con tutti quei soldi che sono stati spesi è assurdo che non si sia dato termine e fine a qualcosa. Esempio l'Ofandina bis, che solo ieri è stata dissequestrata una parte di una strada, diciamo così, che comunque è un'arteria importante e non è adeguatamente gestita. Ci abbiamo ancora dei cavalcavia di collegamento, per esempio alla zona industriale di Luogosano, che non è adeguata. Insomma, tutte cose a metà, e queste cose a metà che sono drammatiche, perché fare un'analisi delle metà dice no, la verità è mia, no, la verità è mia, cioè è un senso di incompiutezza, è questo che dobbiamo, come dire, aggredire nel senso positivo, stare addosso alla nostra gente, ai nostri politici, agli amministratori, per far modificare qualcosa. Quindi 37 anni dopo il sisma, oltre il ricordo, praticamente per essere cittadini veri, attivi, e anche come CGL cerchiamo di dare questo segnale un po' a tutti. Ecco, appunto, per questo voi dite oggi bisogna guardare avanti e non pensare chiaramente a quello che è stato il dopo terremoto. Guardando avanti, qual è adesso la prospettiva? Si discute molto di questo progetto pilota per quanto riguarda l'area del cratere, appunto la zona dell'Irpinia che fu maggiormente colpita da questo devastante terremoto. C'è da essere fiduciosi, insomma, come giudicate questi processi che sono stati messi in moto dalla politica? Allora, come visione generale c'è una necessità nelle aree interne, ma non solo qua, anche aree montane del nord Italia, di fare un ragionamento rispetto ai piccolissimi paghesi. L'area pilota poteva essere un ragionamento per, tra virgolette, costringere le comunità, i comuni, le località a ragionare, a doversi mettere insieme, a migliorare, come dire, le condizioni di dialogo. Per esempio è mancato nelle scuole che hanno questo problema, perché tecnici e amministrazione non si parlano. Quindi il progetto pilota poteva essere, più che una razionalizzazione solo di servizi, innanzitutto un momento di comunità in cui i vari sindaci capiscono che probabilmente si deve andare oltre. Ma ovviamente abbiamo la presenza dell'ex presidente del Consiglio
Consiglio, l'onorevole Ciriaco De Mita, che diventa invasiva. Abbiamo delle presenze politiche forti, per cui queste personalità politiche creano un disequilibrio all'interno dei ragionamenti, perché quando una personalità così forte, lasciamo perdere positivo o negativo, questo non mi interessa, ma cerca di dire con i miei sindaci voglio fare questo, e cerca praticamente di non avere ascolto reale delle altre esigenze di altri comuni, corre il rischio che anche il progetto pilota salti. L'altra cosa vera che ci dobbiamo dire è che di circa 20 progetti pilota approvati in tutta Italia, le risorse sono assolutamente esigue rispetto ad altre tipologie di risorse che possono arrivare anche con fondi diversi. E se il ministro De Vincenti o altri si fermano tutti a Lioni, dimenticando che c'è un'altra Erpinia oltre Lioni, significa che nemmeno bene viene fatto il tutto. Allora bisogna capire che cosa servono questi strumenti, perché è chiaro che un piccolissimo comune che per mantenersi in piedi applica le tasse più alte e non ce ne rendiamo conto, dobbiamo vedere come lavorare. Ripeto, io sono per un ragionamento che coinvolga realmente le parti senza che ci siano meccanismi un po' monarchici, ecco, la dico così, di imposizione su alcune cose. È anche vero che il governo mi deve spiegare, per quanto da noi sia stata ben voluta la legge, fortemente voluta anche da Lega Ambiente e da altre associazioni, sui piccoli borghi, perché delle due l'una, si sta avendo un grosso problema per cui corre il rischio che i soldi che potrebbero arrivare per i piccoli borghi alimentino un meccanismo localistico e non aggregativo come avremmo necessità di fare in alcuni casi. Come sempre c'è una politica un po' schizofrenica, un po' clientelare, che serve praticamente per alimentare questo o quella convenienza, e non c'è invece un'idea via maestra se bisogna investire, ripeto, in Alta Erpinia, ma per dire l'Alta Erpinia, nei progetti piloti bisogna mettere realmente delle risorse che non siano solo per la razionalizzazione dei servizi, ma un investimento anche sul lavoro, di come riprendere il lavoro, di come far funzionare le zone industriali, di come completare le arterie stradali, perché altrimenti per una settimana, e concludo, mi scuso se mi sono dilungato, se Lofantina è stata chiusa praticamente per una settimana, una persona stava male a Calitri, a Cairano, anziché a Sant'Andrea o a Monteverde, per raggiungere un qualche presidio ospedaliero che dovesse essere della Regione Campania ci metteva un'ora. Ma inteso il presidio ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, che a linea d'aria sta a 30. Allora, questa qua è una disuguaglianza, come tante altre disuguaglianze sono in Italia, che vanno recuperate. Questi ragionamenti che dovremmo fare, e quindi non fissarci sul piccolo borgo anziché sul progetto pilota, ma avere come una visione più ampia per migliorare praticamente le condizioni della nostra gente, non solo dell'Irpinia, perché parliamo di una dorsale importante che riguarda tutta l'Italia. È sicuramente un deciso richiamo alla classe dirigente e alla politica in genere. Il suo, per chiudere, c'erano molte aspettative rispetto alla svolta che si è registrata in Regione Campania 2 anni fa, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva delle aree interne della Campania. È cambiato qualcosa? Insomma, qual è anche il vostro messaggio che intendete lanciare in questa occasione al governatore De Luca? Guardi, fatto stesso, dobbiamo sempre interagire ad personam con il governatore De Luca. Corriamo il rischio di avere De Mita qua che ci dice come funziona e il governatore De Luca a Napoli che ci spiega come funziona, perché troppo spesso non hanno voglia del dialogo e di affrontare praticamente le questioni. Vengono prese con questo meccanismo oramai della disintermediazione di un'attività diretta con le popolazioni da alcune figure così importanti. Le risorse dovrebbero esserci, noi stiamo ancora a ragionare di risorse che dovrebbero essere applicate per il 2014-2020, ad oggi si vedono a macchia di leopardi degli investimenti, anche questi bisogna capire se saranno una reale rete, una reale funzionalità a tutto il territorio. Noi oggettivamente siamo molto preoccupati per le azioni che vengono messe in campo da soggetti nominati dal governatore De Luca, che adesso è anche commissario della sanità, basta vedere
vedere l'atto aziendale della Morgante, che non ascolta il Consiglio Provinciale, che non ascolta i sindaci. E l'atto aziendale, per quanto debba essere tecnico, non ci deve prendere in giro De Luca, è un atto comunque politico, perché è la politica che dà gli indirizzi, diciamo, tecnici, a prescindere da quello che si vuole dire. Quindi questo qua è una cosa molto negativa, e per gli investimenti che si devono fare in Irpinia non si può, come lo dicevo prima, disgiungere dal livello dei servizi a una visione praticamente progettuale per creare posti di lavoro. Ad oggi, al netto di qualche eccellenza, siamo al dramma occupazionale. Bene, abbiamo concluso. Grazie a Franco Fiordalisi, grazie segretario generale della CGIL di Avellino. Grazie in regia ad Aldo Fenizio. Naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.